sempre a magna. La mia prima Veneto Gravel. Veneto Gravel 2023. Quest'anno si parte da Bassano, direzione Piazzola sul Brenta e poi verso il mare. Stasera arriveremo a Caule, noi la faremo in più tappe perché per noi è il ponte del 24-25 aprile, dunque è un po' di vacanza, quella cosa che ci piace fare, la bicicletta. E 42, distanza destinazione 3, 7, 3, però siamo qui sul viso, proprio percorsi 25, lago di Camazzoni. Primo checkpoint, vai vai! Ottimo! Ed ecco lo splendore di Villa Contarini, siamo a Piazzola sul Brenta. Il 22 luglio, mi raccomando, tutti qui al concerto di Gianni Morandi. Grazie. 50 km, siamo nell'Ostiglia. Signora, c'è tutto a posto? Sono appena rifocillata. Qua, dritto. Avevo fame. Dritto o destra? Ah, destra ti ho detto. Ed eccoci arrivati alla splendida Treviso. Alla nostra sinistra c'è Piazza dei Signori. Arrivati a Jesolo. Yeah! Jesolo Beach. Jesolo paese forse. E da Jesolo attraversiamo la foce del Piave, direzione Eraclea. E si pedala.
E vai finalmente al mare, Caorle, la nostra prima tappa. Caorle è bellissima. Sarà che io da piccola ho sempre fatto le vacanze, i miei genitori si sono conosciuti in questo posto, per cui per me Caorle è super e avrà nel mio cuore sempre un posto speciale. Il santuario della Madonna dell'Angelo, che qui vediamo in ristrutturazione, è il simbolo di Caorle. Noi alleghiamo qui una foto di come solitamente la trovate, una chiesetta splendida. Buongiorno! Secondo giorno sta per iniziare, il sole è già sorto. Come vediamo da questa ottima visuale da Caorle, stamattina partiamo presto, stamattina tardi, la bicicletta in camera fosse sempre disponibile. Come i signori, ore 9:30 per la seconda tappa. La signora ha dormito fino alle 9. Direzione Belluno, 130 oggi, ma con tutta salita. Vediamo se arriveremo, ce la faranno i nostri eroi. Prendere un po' dell'egoismo, è un po' dispiaciuto perché dice che siamo indietro rispetto agli altri, ma chi se ne frega, goditi il viaggio, per noi è una vacanza. Anche le pecore del nostro percorso. Salite intense, segna 12 qua, 14 tu, bene. Informissima! La salita del castello mi ha un po' provata. Bellissimo! Oh. Bellissimo! Avevo un conto in sospeso con questa salita, non è nel percorso della Veneto Gravel, ma io ho voluto chiuderlo quel conto.
veramente la sua bellezza. E che ci siamo! Cazzo di lago, l'hanno spostato! L'hanno spostato, dov'è? Ha piovuto, ma non l'abbiamo presa. Bello fresco qua, L'uovo qua. Olè. Che posto c'ho? Mamma mia. Andiamo piano. Sì, vediamo, sempre un po' più tanto sicuro. Finire belluno con sauna in casa. Questa mattina belluno, forse smette, forse. Da. Ah sì. Fa freddissimo. Eccoci qua, partiti anche sotto il diluvio, perché sennò sa che stavamo qua fino a sera. Temperatura abbastanza fresca. Stiamo uscendo da belluno. Che Dio ce la mandi buona. Freddissimo, freddissimo. Piove un po' meno, ma tantissimo pezzo. Mamma mia, freddo, cazzo. Ciao, vai, ho detto, lascia il suo. Ci vogliamo un altro ore meglio. Un po' qua forse è piovuto poco, però insomma dai. Sono messi? Sono messi. Infatti vedi che è un po' più... l'ultimo GPM della giornata, che sarà il scalette di Primorano, e tutta salita fatta, 50 km. Sì. Centocinquantasette. Oh. Thank you.
Spara tutto! Finita! Ci siamo ormai! Veneto Gravel 2023, che super viaggio! Eccoci, e se eccoci. Il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al nostro canale. Eccoci. Grazie, al prossimo video.